Signore e signori, benvenuti su TGR 5 minuti, 300 secondi dedicati alla cronaca e all'attualità di Grottaglie. Economia, PITSE e logistica internazionale. L'11 e 12 marzo si è svolta una missione di incoming di una delegazione ellenica nell'area PITSE, a cui hanno partecipato il sindaco di Grottaglie Raffaele Bagnardi e il vice sindaco Francesco Donatelli, che hanno incontrato una serie di personalità istituzionali elleniche, tra le quali il prefetto di Salonicco, il segretario generale del Ministero della Macedonia e Tracia e altri rappresentanti di realtà politiche e economiche della zona di Salonicco, appunto. Tra le varie iniziative ci sono state visite ad alcune aziende dell'area industriale di Grottaglie, all'aeroporto e al polo aeronautico, al quartiere delle ceramiche e al porto di Taranto. Finanziamenti relativi alla sicurezza idraulica della zona di Grottaglie. Nella struttura commissariale presso la Regione Puglia, sezione Protezione Civile di Modugno, si è tenuto un vertice convocato dal coordinatore della stessa struttura, l'ingegner Giuseppe Tedeschi. L'obiettivo dell'incontro era finalizzato a coordinare i vari soggetti destinati a dei finanziamenti relativi alla sicurezza idraulica del territorio di Grottaglie, a cui, ricordiamo, sono destinati 3.500.000 euro. Per il comune di Grottaglie erano presenti l'assessore ai lavori pubblici Ottavio Orlando e il responsabile dell'area tecnica architetto Giovanni Narracci. Erano altresì presenti autorità di bacino della Puglia, il responsabile delle risorse naturali, dell'ufficio tecnico del genio civile e il direttore dello stabilimento Regna. Disponibili 354.535 euro per il sostegno ad oltre 300 famiglie che vivono in appartamenti in affitto. La Giunta regionale ha distribuito ai vari comuni le somme relative a questi supporti economici e Grottaglie è tra i comuni maggiormente beneficiati da questo provvedimento, usufruendo di una somma di più di 76.000 euro che si aggiunge a quella precedentemente assegnata di 268.000 euro. A dare una notizia è il vice sindaco assessore all'edilizia residenziale pubblica Francesco Donatelli, che fa discendere questo importante risultato da due elementi importanti, ovvero il qualificato e puntuale lavoro del personale dell'assessorato e l'attuazione rapida e puntuale di tutti i documenti necessari. Sulla discarica dei rifiuti ospitata e incontrata alla Torre Caprarica di Grottaglie continuano a scontrarsi diverse visioni. Da una parte il presidio permanente non discariche, che ha chiesto alla provincia, in particolare al responsabile del settore ecologia e ambiente, un immediato annullamento della determina dirigenziale che autorizzava l'apertura del terzo lotto. Martedì c'è stata una convocazione, diciamo così, del presidio permanente di scarica alla provincia, che sono stati ricevuti dal presidente della provincia Gianni Florio, che ha accolto, dopo un'assemblea in cui ha ascoltato la regione del presidio, alcune loro osservazioni e ha promesso di rivedere l'iter amministrativo e autorizzativo della discarica al fine di valutare se esistano i presupposti per le concessioni e le autorizzazioni necessarie. Sempre a proposito di discariche, Grottaglie ospita il sindaco di Ortanova, un comune della provincia foggiana che ha opposto un fermo diniego, arrivando anche a gesti abbastanza estremi, quali quelli di incatenarsi nella sede dell'amministrazione provinciale, pur di ottenere l'annullamento dell'autorizzazione dell'apertura della discarica, proprio perché, come nel caso di Grottaglie, questa sorgeva nei pressi di una tubazione idraulica dell'acquedotto. Il sindaco di Ortanova al Castello Episcopio incontrerà appunto i cittadini sensibili a questo tema per raccontare la sua esperienza e fornire utili indicazioni. Ancora un altro incontro dedicato all'ecologia e all'ambiente, martedì 11 marzo alle ore 19 presso la parrocchia Madonna delle Grazie si è svolto un incontro pubblico con Fra Damiano Lanzone della Commissione Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato dei Frati Minori Francescani, avente per titolo Custodi non padroni, il rispetto dell'ambiente interpella la nostra coscienza. Si avvicina la settimana di Pasqua e con questa anche la celebrazione dei vari riti che coinvolgono tutti i cittadini. A questo proposito, presso il Teatro del Carmine c'è stata la prima proiezione di A Piedi Nudi, un interessante video sui riti della Settimana Santa a Grottaglie, presentato dall'Associazione Culturale Controre, con la collaborazione di Luigi Pietraroli.
I negozianti di Grottaglie si incontrano e discutono per chiedere all'amministrazione comunale orari diversi di apertura e più controlli sull'abusivismo e sulla microcriminalità che, specialmente nei giorni di chiusura, colpisce in maniera abbastanza capillare. Il rappresentante della Confcommercio ha chiesto appunto all'amministrazione comunale maggiori controlli e un intervento più incisivo per regolamentare questo importante settore dell'economia cittadina. Ancora proteste che si oppongono all'installazione di antenne per la telefonia mobile. Questa volta la popolazione è intervenuta e ha bloccato l'installazione di un'antenna in piazza di Ginevra, nel cuore del centro storico della città di Grottaglie e molto vicina a un asilo. Alla base della vibrante protesta della popolazione, appunto, la vicinanza a un istituto scolastico. L'intervento della popolazione e poi dell'autorità ha fermato i lavori in attesa di verificare se esistano tutte le condizioni necessarie all'installazione di questa antenna. Ancora altri eventi a Grottaglie, parliamo di una serie di mostre, in particolare quella che è stata allestita a Palazzo De Felice in piazza Santa Lucia nel centro storico di Grottaglie, dedicata agli strumenti musicali popolari e bandistici. Una mostra che raccoglie un centinaio di strumenti musicali, parte della collezione del dottor Spada, una mostra veramente interessante che unisce a una serie di disponibilità informatiche la possibilità di ascoltare e praticamente di toccare con mano una serie di strumenti tra i più noti ai più curiosi. Ancora, sempre per gli spettacoli e gli eventi, l'esposizione artistica Creatività Donna, aperta fino al 24 marzo presso i locali dell'Acchiatura in via Vittorio Emanuele III, sempre al centro storico. La rappresentazione teatrale di Maddalena, un'opera di Enzo Lauretta che andrà in scena al Teatro Monticello, a cuore del Teatro della Fede, venerdì 14 marzo alle ore 21 per la regia di Alfredo Traversa. E infine il concerto di Passione, con l'esecuzione di Marce Funebri presentate da Cosimo Piergianni ed eseguiti dalla banda della città di Montemesola con la partecipazione dell'associazione culturale Piccolo Teatro di Grottaglie presso la parrocchia della Madonna delle Grazie lunedì 17 alle ore 19.30. Insomma, una serie di eventi tutti interessanti che arricchiscono questa nostra settimana che precede i riti pasquali. Boom di visitatori sul sito internet del comune di Grottaglie. Più di 700.000 pagine visitate da chi cerca informazioni turistiche, destinazioni, luoghi di interesse culturale, oppure cerca bandi, determine e documenti della vita amministrativa di Grottaglie. Un utile strumento rivolto alla cittadinanza e ai turisti che conferma la bontà della scelta del comune e lo pone all'avanguardia nell'innovazione tecnologica. Partirà nei prossimi giorni la campagna di tesseramento dell'Associazione Culturale Sud in Movimento, un'associazione vicina a noi di GIR con cui c'è uno stretto vincolo di collaborazione. Maggiori informazioni potranno essere disponibili per gli interessati sul sito internet dell'associazione stessa. Bene, signore e signori, si chiude qui questa edizione di GIR 5 minuti. Tutto lo staff vi augura una buona Domenica delle Palme, la festività che dà in qualche modo l'inizio ufficiale alle celebrazioni di Pasqua. Mi raccomando, portate a benedire la stroma perché fa parte delle nostre tradizioni. Queste tradizioni saranno seguite dalle telecamere di GIR Web TV praticamente in diretta, offrendo a tutti voi la possibilità, anche se lontani, di partecipare alla processione dei misteri, alle camminate di Bubbli Bubbli, alla visita dei sepolcri. Rimanete in contatto tramite il nostro sito internet girwebtv.it, attraverso cui potrete mandare anche i vostri saluti e i vostri consigli. A questo proposito salutiamo Franco dalla Val d'Aosta che ci ha inviato appunto un messaggio ringraziandoci per il nostro lavoro, ma siamo noi che ringraziamo lui e tutti voi per la vostra attenzione. Signore e signori, arrivederci la prossima settimana.